Mi sembra il cassiere della banca di Lari. E conto, conto, ma che conti? Animale, questi soldi, spendili, divertiti, la vita è breve, si può morire da un momento all'altro, fa come faccio io. Si può anche campare 100 anni. E con questo? Ho detto tutto. Oh, a proposito... Che? Scusa. A proposito, tu mi devi dare 40.000 lire per la partita d'olio del mese scorso. Ah, quella partita? Quella è partita? No, per me è restata. Ah, va presto. C'hai fretta? Tu stesso hai detto prima, si può anche campare 100 anni. Vabbè, ma si può anche morire subito. Vai presto. Fai presto, è una parola, fai presto. Dipende da te. Ma perché tu vai da me? No, dico... Tu questi li tieni in tasca, no? Sì, li metto da parte. Al solito posto. Li metto da parte. Quando uno ha trovato un posto sicuro, non vale la pena cambiare. Bravo. Tu li metti al solito posto. Li metto da parte. Io te lo consiglio come amico e come fratello. Io ti consiglio di andare presto, basta. Li metti là, Li metto da parte, Vai. E vado, va. Non cambiare posto, non cambiare posto. Cagno biforco! Caro fratello, ecco le vostre 40.000 lire. Ah, bellissimo. Ce ne manca una. Com'è possibile? Ce ne manca una. Eccole qua. Distrazione. Capita. Da me non avanzi più niente. Siamo pace. La partita è chiusa. Oh, adesso mi dovresti fare un piacere. Cioè? Dobbiamo aprirne un'altra. Mi devi prestare 80.000 lire. 80.000 no. Io ti posso prestare queste 40.000 lire qua. Eccole qua. Distratto. Cose che capitano. Senti un po'. Mi devi dare sempre 40.000 lire, E perché? Scusami, te l'ho data prima, no? Ti ho dato 40.000 lire. E la partita è chiusa. Poi ti ho chiesto 80.000 lire. Tu invece me ne hai potuto prestare solamente 40. Per arrivare a 80.000 lire, quante mila lire ci vogliono? 40. E allora mi devi dare 40.000 lire tu a me, no? È chiaro, la matematica non è un'opinione. Oh, fratello mio caro, tu per farti passi conto hai bisogno di un ragioniere. Sei ignorante. Io poi vorrei sapere tu che ne fai tanto denaro. Ma a te ti ci vuole fiumi di denaro. Io non so come te. Io sono l'uomo che vive e so vivere. Modestamente io vesto qualche ragazza, mi diverto, regali, ragazzi, la collanina, una cosa. Quattro racce là, ragazzi. Me le chiama ragazzi. Tu un giorno finirai, lo dico io. Che sarebbe finirai così, te lo dico. Ho detto tutto, via. Ma cosa hai detto? Cosa hai detto? Vedi, per esempio, Spilorci, che non sei altro, di queste 40.000 lire che mi hai prestato adesso, io 20 le regalo a nostro nipote, hai capito? E fai male. Perché faccio male? Molto male, quello è un giovanotto, tu lo vizi. Lo vizio? Guarda me, io gli regalo cose salutari. Bella caciotta. E sta a posto. Quello sta a Napoli, in città. Vuole andare con una ragazza a teatro, che fa? Va al botteghino, con un pezzo di caciotta compro due poltrone. Ah, va bene.